Olio 17, la pelliccia. Ciao zia. Oh, Bice. Oggi sono stata tutto il pomeriggio con Elena. Come stai? Tanto tempo che non la vedo. Beh, mica sta tanto bene, poverella. Mi ha raccontato tutte le sue vicissitudini per farsi fare la pelliccia dal marito. Non c'è niente da fare, lui ha detto che non guadagna. Guadagna, Bice, non guadagna. Guadagna come ti pare, non guadagna abbastanza per permettersi certi lussi. E lei, poverina, ci è rimasta male perché ci teneva tanto. Senti, l'altro giorno è passata davanti a un negozio di pelliceria dove c'erano un sacco di belle pellicce. Allora lei ha fatto capire al marito che, insomma, avrebbe gradito qualche cosa che la tenesse un po' calda. Calda, non calda. Calda, come ti pare. E lui che ha fatto? L'ha portata in un bar e le ha offerto un bel punch bollente. Ma lei mica si è rassegnata, sa? Sì, ci vuole altro. Il giorno dopo si è presentata a tavola col cappotto sul braccio e una bella torta con 5 candeline accese. E quando il marito gli ha domandato che cos'è che si festeggiava, lei ha risposto che si festeggiava il compleanno del cappotto che proprio quel giorno compiva 5 anni giusti giusti. Ma non c'è niente da fare, lui non glielo vuole levare sto sfizio. Desiderio, Bice, non sfizio. Desiderio, va bene, come ti pare. E il giorno dopo, mentre lui stava preparando la denuncia dei redditi, è arrivata lei urlante e strepitante e gli ha detto: ma insomma, possibile che te i soldi per la pelliccia non me li trovi mai e i soldi per pagare le tasse li trovi sempre? A questo punto il marito si alza e gli ha fatto il visone. No, no, mica la pelliccia, gli ha fatto un visone di schiaffi così. E lei con questo visone che ha fatto? Ma prima è finita a raccontarti. Raccontarti, Bice. Raccontarti, come ti pare? Fammi condire questa insalatina con l'olio. Olio, Bice, si dice olio. No, quando dico olio so quel che dico.